La scuola, c'è anche Sciascia, ma c'è anche un po' in Cohen, e quindi c'è un Baz Luhrmann in certe cose. Quindi diciamo amo il cinema, Carpenter. Quindi ho cercato di mettere tutto quello che io amo in questo progetto. E sono stato facilitato dal fatto che avevo degli attori meravigliosi attorno e che sono entrati perfettamente nei loro ruoli e mi hanno aiutato anche a raccontare un film anche con queste citazioni, che passassero in modo molto semplice. Io mi sono ispirato a me stesso, perché ho un passato quindi mi sono ispirato a me stesso. Per quanto riguarda il film, avevo preparato un discorsetto uguale a quello dei miei soffizi. Uguale, e me l'ha detto lui, purtroppo non lo posso più dire. E niente, sono contento di aver fatto questo film, perché una volta ogni tanto qualcuno si ricorda che i mafiosi sono dei fessi, degli scemi, degli stupidi, dei deficienti, oltre a essere cattivi. Però quando sono cattivi sono affascinanti, quando invece sono deficienti sono da disprezzare e da tenere lontano, da accusare. Quindi è bello che questo film, i protagonisti, tre protagonisti giovani, sono personaggi proprio antimafia completamente. Possiamo dire il finale? Sono no. Finale. Non possiamo spolverare. Però è bello questo film, bella l'operazione, perché una volta tanto i criminali non hanno nessun fascino, sono proprio dei cretini, e i giovani che spesso emulano i personaggi che vedono al cinema rimangono i più fragili, i più deficienti anche loro, no? E si ammirano questi personaggi e a volte diventano pure mafiosi, pure delinquenti, proprio attraverso gli eroi cinematografici. Con noi questo pericolo non c'è, perché nessuno vorrebbe essere deficiente come Emilio, come ruolo, come Paolo Calabrese, come Caracani e come il sottoscritto. Quindi è una bella operazione e sono contento di averla fatta. Quando ho letto la sceneggiatura, veramente mi piaceva, volevo fare la parte di Giulia. Il giorno di Giulia ho fatto il provino, eravamo alla fine, eravamo tre, e poi alla fine ha vinto lei, è bravissima. Però sono contento anche di tutti. Il film con Alessandro è partecipare a una grande festa, quindi è un grande gioco. Allora lui ci ha invitato a giocare e questo padre, insomma, io sono nato con dei miti cinematografici che sono Scarface, il padrino, per cui era molto divertente pettinarsi nello stesso modo avendo i capelli. Non volevo offendere gli altri padri. Quindi abbiamo portato i capelli indietro e mi sono fatto anche un neo qui sulla guancia proprio perché ricordasse uno degli attori americani, uno degli attori più grandi di tutti i tempi, che più di chiunque altro ha interpretato ruoli da mafioso, però era solamente un gioco. La verità è che è stato entusiasmante lavorare insieme agli altri e ricordo Paolo Calabresi che non c'è, insomma, Ferracane, insomma. Ci siamo accordati per restituire soprattutto ai personaggi sì divertenti ma anche feroci e credibili. Mi sono attenuto a quello che c'era scritto nel copione e quindi una sceneggiatura scritta in maniera bella, divertente e poi sì, rispetto magari ad altre cose fatte in maniera abbastanza seriosa per i film, qui avevo dei colori addosso, un vestito pazzesco, delle cose che Alessandro mi ha infilato in bocca, quindi un po' una maschera, quindi intendevo già queste cose per me esageravano e poi mi attenevo a essere quello che mi chiedeva Alessandro. Marlon Brando, ma cioè lo nomino soltanto, mica, non è che non ho niente a che fare con quella roba. Abbiamo sentito i padri, io volevo sentire i figli a questo punto, perché va bene insomma che i figli vanno educati, però insomma che tipo di educazione ricevono in questo film, ecco, parliamo un attimo di questo e soprattutto secondo me se vi siete un po' divertiti, insomma, come diceva anche Nino, a prendere un po' in giro i mafiosi e tutto ciò che gira loro intorno. E poi se è possibile dopo anche Paola Minaccioni e Massimo Lombardi, che hanno due personaggi assolutamente quasi teatrali, direi. Complimenti, bellissimi, grazie.
Allora, comincia tu, dai. Sì. È stato divertentissimo girare questo film. Molto spesso le situazioni nelle quali i nostri personaggi si trovavano erano comiche di per sé, quindi bastava semplicemente lasciarsi andare e essere perseguitati, inseguiti, annaffiati col detersivo. Vi siete fatti male? Sì, e lasciare che il cane, un cane qualunque, facesse qualsiasi cosa di te, della tua faccia. Quindi è stato divertente ed è stata una vera e propria scuola poi stare a fianco ai veterani del cinema. Quindi sicuramente è stato un processo assolutamente divertente e in crescita anche, sicuramente. Non vi siete fatti male, no? Incidenti, no? Che maltrattatissimo. No. Diciamo che sono stati 7 ore sotto sole, sì, e a uno dei tre è capitato che ci fosse un formicaio sotto, però dopo è andato tutto a posto. Sì. È un'educazione grottesca, in realtà. Per questo io mi aggancio, perché io sapevo anch'io che Nino doveva fare il ruolo di Giulia e per questo ha accettato, avendo io la storia d'amore. E sì, un'educazione grottesca, però in generale un film che dal nostro punto di vista racconta anche una incapacità di comunicare con i propri genitori, no? Uno di noi segue un sogno, ha delle ambizioni, però ha un padre che non è capace di ascoltarlo, quindi c'è un confronto generazionale anche importante, quindi è un film anche che abbraccia in questo senso anche tante tematiche, non soltanto quella mafiosa. La cosa buona con Ancorale è questa, cioè lui mi chiama come nella gente 007, mi porta giù nella caverna, mi dice allora la macchina o le mitragliatrici questa volta è questa, la pistola, mi dà tutti gli strumenti e ogni film mi diverto a fare, ad avere la licenza di uccidere che fortunatamente Alessandro ha dato a me e a tutti gli attori del cast, che è divertentissimo fare. Poi quando mi ha detto sarà il figlio di Nino Frassica che farà il grande boss, io mi sono visto tutta la roba di Frassica, però a un certo punto ho detto ce la faccio a farla e allora ho fatto il mio, però è stato molto molto divertente. Poi con una madre rapace come Paolo Graccioni, cosa si può pretendere di più, insomma. Questo personaggio sì, è nato in più fasi, sicuramente siamo partiti dai capelli, vero? Perché volevamo evitare, abbiamo parlato con Alessandro, volevamo evitare un'icona classica già vista di donna di mafia, una crocchia, io volevo evitare di essere buffa subito, quindi questi capelli sciolti selvaggi, la campagna, la terra, il sole, il mare, il sale, doveva essere un personaggio estremo. E quindi abbiamo trovato subito la parrucca, la prima prova che abbiamo fatto era giusta, cosa miracolosa, e quindi da lì poi il suono del dialetto, il palermitano sicuramente mi ha aiutato. Rispetto a Carmela, a parte che io ovviamente mi sono divertita moltissimo, anche se insomma sono l'unica donna qua, però non sono stata razzista, li ho considerati comunque la mia pari, non è che ho pensato che fossero inferiori. Però mi è piaciuto molto questo film, comico, leggero, strutturato, con grandi riferimenti al cinema, al grande cinema, un pezzo di grande cinema che parla di identità, quindi ognuno dei personaggi di questo film è fuori ruolo. Cioè io sono la più cattiva, la più feroce e porto il caffè. Ognuno di noi, se ci fate caso, sta svolgendo un ruolo sociale che ha ereditato e i tre giovani sono gli unici che trovano il coraggio di ribellarsi. Forse la mamma rispetto ai papà è la persona che è più in ascolto dei giovani e quindi è l'unica che si domanda ma loro cosa vogliono fare? Quindi è un film che con leggerezza porta grandi temi, quindi faccio i miei complimenti prima di tutto agli sceneggiatori e quindi sono molto contenta di aver interpretato questo animale. Io come attore è molto divertente perché, come dicevano loro, il set era un set allegro, Alessandro insomma è una persona molto vivace, girava con questo monopattino a Nardone. Per quanto mi riguarda, il mio ruolo è un ruolo che praticamente serve a creare la comicità intorno, no? E quindi dovevo stare attento a non essere troppo grottesco, perché
dovevo mantenere una mia linea quasi di serietà, dovevo comunque far paura per poi far reagire gli altri. Ci siamo divertiti a crearci per noi delle cose, la band, lo stile che aveva lui, però penso che questo film è un film, diciamo, importante per gli attori, perché è un cast variegato, ognuno di noi viene da esperienze particolari. A me mi è capitato moltissimo, come saprai, di fare camorrista, insomma, in serie TV, e quindi stabilire che un attore in Italia possa fare più cose non è un'occasione che ti danno spesso quando, diciamo, affronti questi ruoli, diciamo, apparentemente duri, seri. Per cui per me è stato divertente. Io sto cercando di fare molti ruoli da commedia, anche se questo ho fatto il boss qui, in un altro film che poi uscirà dove faccio il boss, però divertente pure lì. Ho fatto Giordano Bruno in un altro, cioè mi piace come attore, diciamo, diversificare le mie interpretazioni. Qui mi sono divertito, perché poi una cosa che non ho mai chiesto a Nino: perché Nino, il cruccio del mio personaggio, perché tu non vuoi che, insomma, la nostra parentela venga fuori? Hai vergogna di me? Perché il cruccio mio del personaggio è che lui non mi accetta in famiglia, e che mia figlia mi tradisce come tutte le figlie. E ne volete parlare fuori? Tu prima facevi riferimento a me, prima, Soffrizio. Parlare di me? No, di capelli. Mamma mia. Mafia continua a dire che il mafioso è un deficiente, perché fanno una vita pessima. Se per un attimo vengono a mirare perché sono donne e soldi, ma poi fanno una vita orribile, stanno o sono latitanti o vanno a finire in carcere o li ammazzano. Quindi raccontare la parte negativa dei mafiosi è giusto che lo facciamo, e poi l'ha fatto, e poi ci sono altri film dove prendono in giro la mafia, a partire da Piffa, anche Roberta Torre, molti sanno raccontare la parte, diciamo, negativa della mafia. Io, come esperienza personale, una cosa che mi ricordo è che al cinema entravano gratis i mafiosi. Si muovevano, passavano dalla cassa, buonasera, e entravano, non pagavano. Io mi ricordo che da ragazzo ogni tanto andava presso a questi per non pagare al cinema, non li conoscevo, anzi avevo paura di loro, si giravano, questo non può. Passati 23, buonasera, io andavo presso a questi, buonasera, e entravano così, non pagavano, però avevo paura. La signora scoprisse che non ero delinquente, e lui dice: se vuoi, che fa? Ma questo dimostra l'amore per il cinema. Non avevo bisogno, io mi piaceva frequentare la sala e le sale. E quindi sono contento che usciamo al cinema, potrebbe essere, lo dicono tutti. Però anch'io mi accodo alla felicità di tornare nelle sale. Sono Giulia, interpreto il personaggio di Rosalia. Mi sono divertita moltissimo perché Alessandro è una persona estremamente positiva e energica, e ci siamo divertiti tutti, perché poi anche insieme ai miei compagni sono delle persone magnifiche. E credo anche che fondamentalmente c'è un messaggio molto importante per quanto riguarda mia figlia. Io nella vita sono abituata a seguire l'esempio dei miei genitori, in questo caso no, mi pare proprio di no. E questa è una cosa molto bella, nel senso che siamo dotati tutti di una personalità e abbiamo un pensiero nostro, e quindi bisogna in questo caso anche non seguire i genitori quando danno un esempio negativo. Ed è stato molto bello, divertente, abbiamo fatto delle scene stupende. Rosalia è un personaggio, una giovane donna siciliana che crede tantissimo nell'amore, nel primo amore, è importante specificarlo. Sono Paola Lavini. Stavo per dire, basta così. Ho fatto un personaggio per me molto divertente, e ringrazio la carica di Romagnola di Alessandro Pondi, che mi ha fatto passare dal calabrese di Alimene a Chedo di School of Mafia in Palermitano, ma soprattutto quando mi ha chiamato, ho fatto il provino, ho detto: Paola, ce la facciamo a imitare Mimì Metallurgico? Perché praticamente faccio una donna formosa
mi sono divertita moltissimo con chi c'era sul set, cioè mio marito, ma anche con tutti i miei amanti, mi avrete vista, tra cui ce n'è uno qua che ho svezzato praticamente, non sapeva se fosse da questa parte o da che lato, alla fine che hai scelto? Io ti ringrazio, basta. Io sono Monica Costello, questa ancora uno della CNN, sono una specie di coro come le opere shakespeariane, che praticamente narro in qualche modo, ho un arco narrativo e narro le loro vicende e vicissitudini. L'ho fatta recitare tutta in inglese? Sì, sì, tutta in inglese, piano in sequenza, quindi praticamente non dovevo neanche mai, tengo con la lingua, insomma, si dice un po' attorcigliarmi in qualche modo, quindi dovevo essere ben concentrato per questa sequenza. Insomma, è stato molto, molto bello, bello soprattutto. Io ho lavorato nella parte finale, ho girato la parte finale del film, però insomma, ho seguito poi le riprese. Devo dire che con un grandissimo entusiasmo dico che è proprio un'opera corale, corale nel vero senso della parola, perché siamo trovati come una famiglia. Era insomma un grandissimo entusiasmo, una grande voglia di mettersi in gioco e di costruire poi i personaggi. Il mio personaggio doveva essere appunto anche un uomo, quindi non avevo spazio nella commedia, dovevo essere concentrata. Loro si sono messi dei meravigliosi vestiti e devo dire che li hanno sfoggiati nel migliore dei modi. È stata insomma una sfilata stupenda che spero piaccia tantissimo anche a voi. Soltanto una breve riflessione. Allora, secondo me questo film fa anche molto ridere perché è, in pratica è tutto vero, cioè forse non ci sono queste, ovviamente non c'è questa School of Mafia, però è vero che le famiglie non mandano, non permettono ai figli di andare via, ci sono persino delle associazioni che li aiutano ad alcuni ad allontanarsi dalle famiglie, quindi secondo me avete toccato proprio, cioè ecco, era una riflessione per dire, avete toccato una cosa vera e per questo fa ridere. Come far ridere la mafia, perché è vera, perché esiste. Sì, noi con un po' di leggerezza, certo, come certo. Abbiamo raccontato proprio quello che poi abbiamo letto nelle pagine di storia, quindi è così. La stessa Paola Minaccioni, che interpreta la moglie del boss, generalmente sono le donne che poi alla fine sono le più schiettate, quelle che gestiscono tutto, e in questo caso con ironia e tutto, ma abbiamo raccontato la verità.